No, non certifichiamo la sterilizzazione, certifichiamo il processo di irraggiamento, quindi la dose assorbita, e la dose assorbita è quella che viene studiata e definita per sterilizzare il prodotto. Quindi in realtà non c'è un certificato di sterilizzazione, ma forniamo appunto la certificazione di quella che è stata la dose assorbita dal prodotto, che serve a sterilizzare il prodotto. La sterilizzazione si convalida seguendo i metodi della ISO. La ISO di riferimento è la 11137 e fondamentalmente la sterilizzazione di un prodotto si convalida attraverso tre attività: la mappatura per stabilire la dose massima, ovvero quella che è la dose massima accettabile dal prodotto e che sarà la dose massima che assorbirà durante un irraggiamento di routine, la dose di verifica, ovvero quella che è la dose che serve a portare il prodotto alla sterilità, quindi al SAL di 10 alla meno 6, e infine la convalida del processo o performance qualification, che altro non è che la convalida fisica con la quale si mette a punto un processo rutinario che permette al prodotto di assorbire sempre quella dose minima che serve a sterilizzarlo senza mai eccedere quella dose massima che inizialmente è stata definita come dose massima assorbibile dal prodotto.